Allora, come ti ho detto, la riserva quella di conferimento relazionale, non so come si chiama esattamente, che era in Grid Horizon, più la valutazione della partecipazione dell'Inter di 263 milioni, sommata a 337 della riserva, fa 600 milioni. Ma questo al segno più e non è il segno meno. Il segno meno sono i 585 milioni che una volta sono le perdite che ha conseguito Suning fin da quando ha preso l'Inter, che l'hanno accumulate ogni anno. Quelle sarebbero la parte di competenza delle perdite per il 68,5% che prima aveva Grid Horizon e che, avendo conferito tutto in Grand Tower, la sua partecipazione, quelle perdite che sono riferite a quel 68,55%, perché le restanti perdite poi sono di Lion Rock, vengono per forza messe in Grand Tower. Quindi, che cosa c'è? Nelle attività, te c'hai, che poi domani lo spieghi, tanto poi il bilancio, se domani si dovesse fare la live, ce l'ho io non ho problemi. Nelle attività c'è il valore della partecipazione. Nelle passività, te c'hai il debito che hai nei confronti di Oaktree, per OCM, perché l'ha fatto Grand Tower, e in più c'hai riportate queste perdite, che sono frazionate, che sono praticamente le perdite risultanti, che sono il famoso 5,85, dove c'è da escludere la parte 2022, perché infatti il bilancio è 2021. Sono tutte le perdite pregresse che fanno capo a, che sono di competenza di Grand Tower.